Allora, buongiorno a tutti. Stamani porto i saluti del presidente che ha avuto un imprevisto e quindi non potrà essere presente. Io sono l'ingegner Muccetti, per chi non mi conosce, e sono attualmente a capo della direzione pianificazione studi in sostituzione del dottor Vanni che recentemente è andato in pensione e che peraltro ha seguito tutto il percorso che andremo poi a illustrare in mattinata. Verrà presentato il documento di pianificazione energetica ambientale del sistema portuale, che è un documento previsto dalla nuova norma di riforma della legge 84, dall'articolo 4 bis, se non vado errata. Quindi andremo ad illustrare tutto il percorso, che è stato piuttosto lungo perché ha visto partecipare, poi lo dirà meglio l'ingegner Casini, che è qua da me, che farà l'illustrazione, però è stato un percorso lungo, che ha visto anche dei momenti di partecipazione con gli operatori già a partire dal 2019. Quindi, che dire, insomma, ecco, è un percorso lungo al quale poi è arrivato alla definizione di questo documento che in questa mattinata avremo modo di condividere. È già stato condiviso anche con il Comitato Portuale nella seduta del giugno dello scorso mese. E quindi poi avremo un momento di illustrazione da parte dell'ingegner Casini e poi dell'ingegner Morretta che ci segue da remoto e abbiamo anche l'ingegner Trivella che hanno collaborato per la stesura di questo documento e poi lasceremo spazio a chi vuole fare domande, vuole chiedere cose, insomma, ha necessità di avere chiarimenti. È un momento, insomma, in cui vorremmo interagire, ecco, per avere anche dei riscontri rispetto al percorso che è stato fatto. E lascerei la parola quindi Sì. all'ingegner Casini e poi a seguire. Allora, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate. Per prima cosa, probabilmente vi è stato già detto, insomma, dal sistema, ma vi ricordo che la riunione è registrata e quindi è registrato sia il nostro intervento che poi anche le domande che eventualmente vorrete fare. Durante questa prima fase di presentazione potete utilizzare la chat per porre già delle domande e anche noi adesso vi lanceremo dei sondaggi in modo da essere un pochino più interattivi. Alla fine invece vi chiederemo di usare la chat per prenotare l'intervento perché potrete proprio prendere la parola. Allora, io chiederei a questo punto di lanciare le prime domande in modo da aver qualche dato su chi siamo, anche se non ci vediamo. Ok. Vi dovrebbe essere comparsa la prima domanda, il sondaggio rapido. A quale porto del sistema è interessato? Quindi Livorno, Piombino, i porti dell'Elba, Capraia, oppure in generale tutti i porti per il vostro lavoro a seconda del motivo per cui, insomma, interagite con l'autorità di sistema. La metà di voi ha votato, aspettiamo gli altri. Ok, normale che sì, alcuni voti siano naturalmente più attrattivi, però in realtà abbiamo una ripartizione interessante. Chi non sta votando, non so se era distratto, allora ci sta, oppure se ha delle difficoltà, eventualmente se lo può scrivere nella chat. Non avete ancora votato tutti, però Grazie. il 70%. Ma io direi che possiamo chiudere. Ok, visualizziamola in modo, ecco, abbastanza interessante il risultato, nel senso che di solito quando si fanno eventi che riguardano tutto il sistema portuale, Livorno fa un po' da stopigliatutto, invece in questo caso no, abbiamo anche una buona presenza da Piombino e Porto Del Ferrari, sistema. sì, c'è tutto il sistema, quindi Capraia, per ragioni evidenti, non è rappresentata, però nel corso di questi 2 anni di lavoro in realtà è stata coinvolta. Quindi, insomma, per me è un risultato buono questo. Andrei avanti.
Adesso vi chiediamo a che categoria appartenete, quindi se siete istituzioni, operatori, armatori o altro. Vi lasciamo di nuovo un minuto circa per votare. Ma ora avete capito come funziona, quindi state facendo molto prima. Beh, anche chi si era distratto prima sta tornando al computer. Sì, c'è una percentuale più Ottimo. alta. Sì. Forse possiamo già chiudere la votazione. Ok. C'è indicativo. Sì, Sì. è indicativo. E siamo, ora ve lo facciamo vedere. Ci sono soprattutto istituzioni di vario tipo, abbiamo visto insomma nelle iscrizioni che c'erano sì, istituzioni territoriali e non, però anche un quarto di voi sono operatori portuali, abbiamo degli armatori, siamo molto contenti perché agli incontri precedenti, l'incontro dell'anno scorso non c'erano e poi abbiamo avuto contatti singoli, però ci fa piacere. E poi c'è altro, quindi interessati, studiosi, consulenti, insomma, altre categorie. Ultima domanda di questa batteria di apertura. Ci farebbe piacere sapere se avete già partecipato ad altri incontri pubblici sul DEASP, quindi siccome ce ne sono già stati, sia l'anno scorso online che 2 anni fa in presenza. Volevamo capire se vi abbiamo fidelizzato, se siete sempre voi che ci seguite, oppure se qualcuno che per la prima volta oggi segue un incontro pubblico su questo argomento. Quando il mondo cresce, Sì. abbiamo preso. Non ricordo, è bellissimo. Non ricordo più niente, ero più No, ma non c'è nessuno. No. Allora, siamo di ho nuovo più o meno sulle stesse percentuali, chiudiamo fatto una e campagna. facciamolo vedere. Ok, allora, il 43% di voi è la prima volta che partecipa a un incontro pubblico sul DEASP. Anche questo per noi è un elemento importante perché significa che abbiamo un po' forse allargato, comunque abbiamo intercettato anche categorie o persone che prima non eravamo riusciti a intercettare. Quindi vi ringrazio per aver risposto a queste domande e io partirei con la presentazione più tecnica del documento energetico. Dovreste vedere il mio schermo. Vediamo se mi va tutto schermo. Ok. Allora, la presentazione comincerò io, però come anticipato poi subentrerà anche l'ingegner Morretta ed eventualmente l'ingegner Trivella, in modo da insomma, darvi un po' una panoramica di come abbiamo lavorato per arrivare alla redazione del DEASP, quali obiettivi ci siamo posti e quindi abbiamo proposto all'autorità di sistema di far propri. E quali progetti di conseguenza abbiamo diciamo, analizzato, studiato per capire come effettivamente rendere concreti gli obiettivi. Allora, intanto, in ambito energetico, i riferimenti normativi, legislativi, di letteratura, tecnologici sono davvero tantissimi. Sicuramente però quello principale è quello delle linee guida che il Ministero dell'Ambiente ha emanato nel dicembre 2018 che hanno proprio diciamo, descritto nel dettaglio quali sono i contenuti che devono avere i DEASP di tutte le autorità di sistema. E quali metodologie anche devono essere utilizzate per raggiungere, diciamo, per elaborare questi contenuti. Sono linee guida importanti perché, avendo suggerito delle metodologie omogenee per tutti i porti dei sistemi portuali,
fanno anche sì che i DASP in teoria debbano essere dei documenti confrontabili tra loro. Allora, abbiamo lavorato prima con una raccolta di dati e una stima dei dati che non siamo riusciti a raccogliere direttamente per capire qual era la fotografia dei consumi energetici dei porti del sistema, in modo poi da poterli tradurre in emissioni di CO2, CO2 equivalente, con il metodo del carbon footprint. Questa è la prima metodologia conosciuta a livello internazionale che abbiamo utilizzato. Probabilmente a qualcuno di voi è stato chiesto di compilare delle schede di consumo energetico della propria attività. Abbiamo infatti elaborato delle schede per singole categorie di attività e vi abbiamo chiesto di compilarle in modo da avere davvero una fotografia dei consumi effettivi, riferiti in questo caso all'anno 2018, perché abbiamo iniziato a lavorare nel 2019. Dove non è stato possibile raccogliere i dati completi, siamo andati per stima di quelli che mancavano. Questa fotografia, che poi vi mostrerò, ha evidenziato delle criticità e ci ha portato a stabilire degli obiettivi. A questo punto sono stati individuati degli interventi e delle misure, legate all'efficienza energetica, all'energia rinnovabile, e su alcuni di questi, quelli principali, è stata sviluppata una valutazione di fattibilità tramite analisi costi-benefici, altra metodologia riconosciuta e codificata a livello internazionale che è stata sviluppata sui progetti che voi poi vi presenteremo. Ultimo elemento è quello della programmazione degli interventi, quindi stabilire quali tempi e costi comporta l'attuazione degli interventi analizzati. Ovviamente questo non lo fa il DEASP da solo, ma il DEASP insieme a tutti gli altri strumenti che l'autorità di sistema ha e che implementerà nei prossimi mesi, che riguardano la programmazione delle opere, la programmazione delle spese e così via. Giusto per capire come si è sviluppato il lavoro in questi più di 2 anni di lavoro, appunto di attività, abbiamo portato avanti una serie di attività più tecniche, quindi studi preliminari, lo sviluppo della carbon footprint e dell'analisi costi-benefici dei progetti. In parallelo, però, abbiamo tentato di coinvolgere continuamente la comunità portuale, anche perché il tema energetico è un tema in cui è davvero difficile poter imporre dall'alto qualcosa, un po' per la natura dell'autorità di sistema. E quindi il regime proprio dei suoli e delle attività che si svolgono nei porti. Moltissimo perché le scelte energetiche sono davvero scelte dei singoli operatori, dei singoli armatori, che quindi per noi era importante che fossero consapevoli e seguissero questo percorso di analisi e programmazione delle scelte energetiche dei porti. Quindi abbiamo un grande indirizzario di tutte le categorie che volevamo coinvolgere, abbiamo sviluppato incontri interni, abbiamo una pagina web che è sempre aggiornata con tutto il materiale del DEASP, abbiamo svolto nel 2019 degli incontri in presenza, nel 2020 un incontro online e adesso siamo qui online e le attività di divulgazione del DEASP poi non si fermeranno, proseguiranno anche in Sì, autunno. Per dare la massima diffusione, insomma, a questo documento. Alcune immagini vedete degli incontri in presenza, speriamo di poter presto tornare a rifarli. E poi, ecco, questo è uno schema di come si è analizzata, quindi fotografata, la situazione energetica dei porti. Le attività a terra, la mobilità di merci e passeggeri a terra, il traffico navale sono stati tradotti attraverso tutta una serie di procedimenti standardizzati e di coefficienti trovati, insomma, dati dalla letteratura internazionale, in modo da individuare quella che è la carbon footprint, quindi l'impronta di CO2 dei vari porti. Vi presentiamo alcuni dati, sono simili a quelli che avevamo già presentato l'anno scorso, ma sono stati affinati. Comunque, diciamo che il
il tipo di analisi da farci non cambia. Vedete che tra i vari porti del sistema ovviamente è il porto di Livorno quello che produce più CO2 equivalente, come era logico aspettarsi, e ha trovato conferma anche il dato che era già emerso da studi precedenti che erano stati svolti dall'autorità di sistema, ovvero che praticamente quasi il 90% della CO2 equivalente prodotta nei porti del sistema è prodotta dal traffico navale. Quindi questo cosa ci dice? Che noi, è importantissimo per noi lavorare sul traffico terrestre, sulle attività a terra, per efficientare, per utilizzare rinnovabili, assolutamente, però se vogliamo aggredire il problema diciamo con risultati veramente efficaci, non possiamo trascurare le attività di banchinaggio e manovra che avvengono col traffico navale. Abbiamo poi le fotografie dei vari porti, troverete tutto poi online, quindi vado veloce insomma su questi dati. Vedete che alcuni elementi vi faccio notare. Per le attività a terra l'elettricità è già abbastanza utilizzata, però abbiamo ancora un grosso uso di gasolio. Quindi vedete, poi a seconda della caratteristica dei vari porti prevale di più il traffico commerciale piuttosto che passeggeri, però il traffico navale la fa sempre da padrone sulla CO2 equivalente prodotta. Quindi, arrivati alla fine di questa fotografia, abbiamo tratto delle conclusioni. Il traffico navale come target importante delle attività del DEASP, il gasolio come vettore energetico a terra a cui guardare e a cui cercare un'alternativa. Quindi, sia per il traffico navale che per il gasolio a terra, ovviamente abbiamo pensato a concentrarci, analizzare bene la questione dell'uso dell'elettricità all'interno del sistema portuale. Ci siamo però anche scontrati con una serie di limiti che presentano le reti portuali e quindi ci siamo dovuti confrontare tra quelli che potrebbero essere le esigenze di sviluppo dei sistemi elettrici e la realtà delle reti esistenti. Abbiamo anche ragionato su che cosa succede intorno a noi, quindi ovviamente le scelte che l'autorità di sistema dovrà fare non sono svincolate da tutto ciò che succede a livello anche di sviluppo tecnologico in tutto il resto del mondo. Le attività portuali sono globalizzate per eccellenza, quindi sarebbe assurdo ragionare senza tener conto di che cosa succede negli altri porti e per quanto riguarda proprio le politiche e anche le tecnologie in fase di sviluppo. Per questo, appunto, ricerca e sviluppo sono sempre attività da portare avanti. L'autorità di sistema già lo fa e è molto importante che continui a farlo per rimanere agganciata proprio alle ultime tecnologie che si sviluppano. Il GNL, come gli altri combustibili alternativi, sono una realtà che però al momento ha degli usi che alcuni armatori e anche operatori in terra stanno valutando, stanno sviluppando, ma che sembra non avere una grande prospettiva a medio e a lungo termine, mentre invece l'elettricità è proprio è quella tecnologia, tutto ciò che ruota attorno all'uso dell'elettricità, che ha sicuramente un presente e anche un futuro a medio e a lungo termine che sembra significativo, anche connesso all'uso dell'idrogeno e dell'ammoniaca, che è proprio quello che, su cui insomma si sta puntando sempre di più, e anche l'autorità di sistema sta lavorando proprio in questa direzione, adottando l'obiettivo strategico Piper, vedete, che ha finalizzato proprio a sviluppare azioni pilota, studi di approfondimento sulle aree portuali e le reti imprenditoriali e di ricerca che ruotano attorno al territorio delle aree portuali. Senza ora annoiarvi con elenchi di obiettivi di vario tipo,
però per noi è importante farvi capire quanto abbiamo lavorato sugli obiettivi che arrivano dalle politiche europee, dalle politiche nazionali, sul contesto territoriale ed energetico, da cui non possiamo prescindere, sullo stato dell'arte delle tecnologie, per calare sul territorio del sistema portuale tutti questi obiettivi generali, individuando poi degli obiettivi specifici e dei progetti che, come vi anticipavo, devono concretizzare questi obiettivi. Alcuni progetti già in corso, alcuni progetti che sono stati raccolti, sono idee che sono state schedate e tra queste alcune sono state proprio sottoposte ad analisi costi-benefici. Abbiamo quindi lavorato sulla disponibilità di potenza, che al momento non è adeguata, soprattutto a Livorno, ma non solo, e quindi alla necessità di adeguamento delle reti portuali, le reti elettriche portuali, e poi sulla riduzione, sì, delle emissioni di CO2 equivalente, ma anche del costo dell'energia. Facendo, quindi sviluppando un'analisi costi-benefici sulla possibilità di attivare un consorzio d'acquisto per l'energia elettrica, mettere mano alle reti portuali anche in chiave di sistema di distribuzione chiuso, quindi diciamo, una rete portuale chiusa, e poi diciamo, ovviamente ci siamo rivolti anche all'alimentazione delle navi in sosta, e quindi abbiamo valutato alcune possibilità su progetti di cold iron. A questo punto vi faccio solo vedere come questi progetti, questi obiettivi erano già stati discussi e in qualche modo anche condivisi con la comunità portuale l'anno scorso, che in un certo senso ha confermato che stavamo andando in una direzione condivisa, insomma, dai partecipanti a quegli incontri, e quindi siamo passati a svolgere le analisi costi-benefici vere e proprie. A questo punto passo la parola all'ingegner Moretta. Sì, Volevo Sandra. solo, prima della presentazione di Nina Moretta, visto che ci ha raggiunto il segretario generale, volevo lasciare la parola a Massimo Provinciali per insomma, un suo saluto e una presentazione. Ce la facciamo? Non sentiamo niente. Sentite? Sì. Sì, stavo per scrivere che l'organizzatore mi ha disattivato l'audio, quindi sono boicottato dal tavolo, quindi non potevo intervenire. Intanto, buongiorno a tutti, grazie a Claudia Casini per questa prima parte della presentazione, ma io faccio un brevissimo saluto e solo come dire, ripongo l'accento, ma oramai l'abbiamo fatto tante volte, sul fatto che questo documento deve essere ormai percepito con la stessa attenzione, con la stessa valenza strategica alla quale che siamo abituati a dare da 25 anni al piano regolatore portuale e al piano operativo triennale. Cioè, questo non è un orpello in più, non è uno studio episodico che si fa perché ci è stato detto di fare, diventa uno dei documenti fondamentali di sviluppo della portualità perché, come succede tante volte, la competitività di un porto passerà anche attraverso la sua sostenibilità ambientale. Faccio un paragone che può sembrare irriverente: quando dopo le Torri Gemelle si innalzò il livello di security nei porti. Ci fu un primo impatto in cui sembrava antieconomico, no, no, ma bisogna spendere per la vigilanza, bisogna spendere per i sistemi di sicurezza, queste spese ricadranno sul costo del trasporto, i porti andranno fuori mercato. Si capì invece abbastanza velocemente che era esattamente il contrario, cioè che sarebbero rimasti sul mercato solo i porti che garantivano dei livelli di sicurezza e di impermeabilità agli attacchi terroristici adeguati, perché i porti facilmente attaccabili uscivano fuori dal mercato subito. Credo che lo stesso avverrà con queste tematiche. Fino ad oggi ci si è
si è bordeggiato, diciamo così, no? Se, sempre nessuna indagine o nessun questionario ha mai trovato qualcuno che dicesse no, non me ne frega niente, voglio che le navi continuino tranquillamente a inquinare. È come dire abbassare le tasse, però si era fatto poco. Adesso questo elemento è diventato veramente un elemento strategico, inserito nella legge come uno dei piani obbligatori per l'autorità e che abbia un risultato. Viviamo un periodo in cui abbiamo un ministro che sulla sostenibilità ambientale e sociale ha fondato una carriera, perché sono 40 anni che Giovannini parla di sostenibilità in questa plurima accezione ambientale, economica e sociale. Questo governo durerà al massimo un anno e mezzo, perché poi ci saranno le elezioni, però credo che il ministro voglia proprio per questo spingere molto sulla velocizzazione di certi adempimenti. E poi leggevo ieri una, sapete, la maga di Michele Serra su Repubblica, che faceva una riflessione vera, insomma, no? Che in questi giorni si ripercorre, difficile chiamarlo anniversario, ma insomma ricorre la data del G8 di Genova, che tutti ricordiamo per eventi molto tragici, la morte di Carlo Giuliani, gli episodi alla caserma Bolzaneto, eccetera. E Serra dice, ma proviamo a depurare e ricordiamoci la parte buona di quelli che manifestavano senza passamontagna e che manifestavano pacificamente. Che cosa chiedevano quelli? Chiedevano ai grandi della terra uno sviluppo economico sostenibile, chiedevano più attenzione per l'ambiente, chiedevano più attenzione per politiche energetiche orientate al rinnovabile. E quindi paradossalmente 20 anni dopo i principi di quel gruppo di manifestanti pacifici sono diventate le politiche dei governi europei. Cioè i governi europei in questo anno stanno dando corpo a quelle che 20 anni fa erano voci di manifestanti. Ripeto, la parte buona, sana e pacifica, non certo i black blocs o quello che ne è venuto dopo da dimenticare. E Serra questo lo sottolineava abbastanza efficacemente, no? Quelle pulsioni di protesta sono diventate la linea politica di tutti i governi europei, non di un governo, di uno più avanzato, di uno più progressista, perché il tema evidentemente, forse anche perché magari qualcuno dei manifestanti nel frattempo è diventato governante, chi lo sa, sono passati 20 anni, quindi potrebbe essere successo anche questo. Quindi l'importanza è questa cosa qua, non è un argomento sul quale si andrà a progetti episodici o progetti spot, è un tema sul quale bisognerà veramente costruire delle culture e delle procedure di sviluppo, esattamente come siamo abituati culturalmente a fare con lo sviluppo infrastrutturale e con la sostenibilità economica dei costi e così via. Quindi il lavoro che si sta facendo è veramente le fondamentali approccio culturale che dovrà cambiare. Poi su singoli temi c'è dibattito per una settimana, credo, se uno volesse continuare a ragionare. L'ho già detto l'altra volta, sui temi dell'elettrificazione io ho particolarmente il nervo sensibile, e quindi tutti i temi di dire se in quel caso il problema si sposta anziché risolverlo, o se è efficace, o se quanto viene coinvolto l'armamento, ma questo veramente su ciascuno dei segmenti si potrebbe parlare per ore, quindi non mi ci addentro nemmeno, questo lo faremo più avanti quando si tratterà di dare attuazione al documento. Basta, mi fermo. Bene, grazie. Grazie. Allora ridò la parola all'ingegner Morretta, si dovrebbe rivedere il mio schermo. Sì, grazie, buongiorno a tutti. Cerco di riprendere il discorso dalle parole del dottor Provinciale, che in maniera molto sintetica, ma direi efficace, ha riassunto anche quali sono stati i principi che ci hanno portato a queste, diciamo, a individuare sulla base dei dati, e quindi in maniera neutra, possiamo dire, con un po' forse anche di presunzione scientifica, quelle che riteniamo ad oggi possano essere le soluzioni da vagliare, alcuni in maniera più semplice, altri in maniera, come lo stesso dottor Provinciale diceva, in maniera un po' più articolata da valutare, quali sono le azioni che possono essere condotte per, diciamo, portare
l'intero sistema portuale a una migliore prestazione ambientale. Ricordo peraltro che prima l'autorità portuale di Livorno e ora il sistema portuale da qualche anno, già dal 2003, portano avanti una politica ambientale specifica con sotto la bandiera dell'EMAS, peraltro primo porto in Europa ad arrivare a questa soluzione fondamentalmente, quindi rimarcando l'attenzione, e questo è stato uno dei nostri principi ispiratori nel prosieguo di questo lavoro, diciamo di attenersi a quelle politiche che in realtà già erano all'interno, sono già nel DNA dell'istituzione. All'interno di questa come dire, slide, scusa se puoi Claudia, ecco, brevissimamente un riassunto di quello di cui brevissimamente diciamo parleremo nel prosieguo, sono i progetti fondamentali che abbiamo proposto e abbiamo valutato all'interno del documento, che sono la costituzione di un consorzio di acquisto di energia elettrica, questo in attuazione a ciò che Claudia Casini diceva, effettivamente sostituire altri vettori energetici più inquinanti, come per esempio il gasolio, l'olio combustibile, laddove possibile, con attività promosse con energia elettrica, ovviamente proveniente da fonti rinnovabili, su questo non c'è dubbio. Abbiamo poi valutato il potenziamento, evidentemente, della struttura elettrica, conseguente evidentemente all'uso più massiccio di questo vettore energetico, con la introduzione di sistemi chiusi, quindi sistemi organizzati locali, gestiti a livello locale, che sono le reti elettriche portuali di Livorno e Piombino. Siamo poi, ci siamo concentrati su un'attività specifica che è quella del relamping, cioè della sostituzione delle lampade all'interno del sistema di illuminazione del porto di Livorno, e vedrete i risultati di questa attività. E poi ovviamente non poteva assolutamente mancare una riflessione finalmente numerica, e quindi non basata solamente sulle percezioni, su quello che è oggi, cosa significa oggi elettrificare una banchina, cioè offrire un servizio alle navi in sosta nei porti, facendo spegnere i motori di bordo e sostituendo evidentemente l'energia prodotta con evidentemente combustibili fossili, con l'energia elettrica offerta da banchina. Possiamo procedere. Questo lo abbiamo fatto evidentemente, come vi dicevo, con un atteggiamento neutro, diciamo rigorosamente neutro, e diciamo estraendo dei numeri di analisi finanziarie, analisi economiche, e con delle analisi di corollario su il rischio che conlleva, che porta ovviamente la parte, diciamo, l'introduzione della tecnologia, cercando di capire anche nel tempo se questa introduzione può essere sostenibile e le ipotesi evidentemente che sono alla base di questa valutazione si mantengono nel tempo. Lo abbiamo fatto evidentemente con una struttura di metodologie riconosciute ufficialmente dall'Unione Europea, peraltro con tabelle numeriche che sono contenute all'interno di studi ufficiali, per limitare evidentemente la soggettività nella valutazione. Il primo progetto che ci è sembrato assolutamente utile, anche più diciamo facile tra virgolette evidentemente poter proporre, è quello dello sviluppo di un consorzio d'acquisto di energia elettrica da fonte rinnovabile diretto evidentemente non solo all'istituzione, quindi alle istituzioni, quindi non solo autorità di sistema portuale, ma tutte quelle istituzioni che sono presenti all'interno dell'ambito portuale, ma anche ovviamente a tutti gli operatori portuali. Abbiamo calcolato nel 2018, ma a questo punto dovuto anche diciamo a tutti gli scossoni che sono arrivati successivamente con le vicende che tutte conosciamo evidentemente del Covid, i dati del 2018 sono ad oggi ovviamente assolutamente attuali
e si riproporranno a breve, anzi speriamo di riarrivare ovviamente a questi livelli di traffico del 2018, comportano un consumo di energia elettrica da parte di tutto il sistema portuale pari a 42 gigawattora. Per intenderci, la CO2 equivalente, quindi non solo l'anidride carbonica, ma anche tutti quegli altri gas climalteranti che possono essere conteggiati all'interno, diciamo, di questo macro indicatore, conseguenti a questo consumo di energia, sono pari a circa 11.900 tonnellate. Se noi riuscissimo a passare al consumo di energia elettrica di origine rinnovabile, noi riusciremmo evidentemente praticamente ad azzerare questa quantità di anidride carbonica equivalente che viene generata per il consumo di energia elettrica. Questo comporta non solo un vantaggio diretto ambientale, ma anche un vantaggio indiretto sul territorio. Abbiamo valutato infatti che i vantaggi indiretti sul territorio corrisponderebbero ad un risparmio diciamo di strutture sanitarie, danni diretti all'ambiente pari a circa 1,5 milioni di euro al tasso di consumo attuale. Praticamente riusciremmo, diciamo, a far risparmiare a tutta la comunità, quindi al territorio, circa 34 euro per kilowattora di energia elettrica rinnovabile introdotto nel sistema. Quindi questa ci sembrava una cosa interessante. A questo proposito annuncio che nei prossimi giorni l'autorità di sistema portuale inizierà a promuovere in maniera attiva questa possibilità di poter accedere e di poter in qualche modo fomentare l'utilizzo di energia elettrica da fonte rinnovabile nelle maniere ovviamente che poi potremo approfondire successivamente. Il relamping che vi accennavo, quindi la sostituzione delle lampade attualmente diciamo di vecchia tecnologia con l'illuminazione LED, comporterebbe per il porto di Livorno non solo un risparmio annuo di energia elettrica notevole, pari a circa 660 megawattora, che è una quantità considerevole, un risparmio annuale proprio di consumo di energia elettrica pari a 137.000 euro e una generazione di benefici ambientali, come vi dicevo, quindi di una ricaduta sul territorio in diretta pari a 220.000 euro. Questo comporterebbe non solo in termini evidentemente economici ad essere un'azione come dire estremamente positiva, con un ritorno peraltro di investimento pari a circa 2 anni, quindi assolutamente come dire accessibile e conveniente, ma comporterebbe e sta comportando, perché l'azione diciamo nelle sue fasi essenziali è già in valutazione per la sua applicazione, ad una ristrutturazione complessiva dell'illuminazione con analisi diciamo di colorario che miglioreranno anche l'efficienza di visione anche negli angoli del porto che al momento diciamo non offrono questa possibilità. Quindi altro vantaggio da rilevare. Per quanto riguarda l'utilizzo di energia elettrica, vi dicevo che evidentemente l'utilizzo massivo di questo vettore energetico necessita evidentemente ad oggi di una revisione della struttura, perché sia a Piombino che a Livorno le strutture evidentemente come dire sono segnate anche diciamo dalla strutturazione, dalla crescita dell'ambito portuale non sempre diciamo armonica, dovuta evidentemente alle esigenze che di volta in volta si sono presentate per come dire dare maggiore fruibilità di energia elettrica ai due porti. Abbiamo approfittato quindi valutare la possibilità della creazione di un sistema di distribuzione chiuso, che altro non è fondamentalmente che una revisione strutturale e la costituzione di una vera e propria rete elettrica portuale gestita autonomamente a livello locale. Questo ora la normativa tecnica lo prevede.
Questo porterebbe evidentemente alla possibilità da parte dell'autorità di sistema portuale di controllare direttamente lo sviluppo e la manutenzione della distribuzione di energia elettrica, così come normalmente avviene già per altri servizi in ambito portuale. Questo sia per l'autorità portuale per il porto, chiedo scusa, di Livorno che per il porto di Piombino. Abbiamo valutato quali sono le incidenze economiche e finanziarie. Per entrambi, queste analisi sono arrivati, dei risultati positivi, evidentemente sia in termini finanziari, quindi di flusso di cassa, cioè è un servizio che si autosostiene, quindi non comporta fondamentalmente un costo netto. Né da parte evidentemente dell'autorità di sistema che lo gestisce, né da parte dei gestori che continueranno, chiedo scusa, degli utenti portuali, quindi degli utenti della rete che continueranno evidentemente a pagare quello che hanno sempre pagato in termini, di utilizzo, di voce, utilizzo della rete, ma con la possibilità addirittura di poter risparmiare sulla bolletta energetica laddove all'interno del sistema, di rete, di distribuzione possano avvicendarsi anche essere introdotti produttori di energia elettrica, ovviamente speriamo da fonte rinnovabile. Io non mi fermerei sui numeri, se volete nelle domande possiamo approfondire. Anche qui, come vi dicevo precedentemente, abbiamo valutato la cosa non solo in termini economici e finanziari, ma anche valutato il rischio tecnologico, il rischio normativo, il rischio anche evidentemente di non adesione, cercando di valutare quali sono le migliori condizioni per cui un utente portuale può scegliere di allacciarsi, a questa rete portuale, invece di mantenere evidentemente un rapporto che è solamente poi amministrativo, con l'attuale gestore di rete. E i tempi di acquisto della rete, che evidentemente sono, come dire, un altro aspetto tecnico, peraltro, siccome questo sistema, di gestione della rete, un sistema abbastanza ancora nuovo in Italia, nonostante ci siano state, una o forse due al momento operazioni, non direttamente confrontabili, ma comunque come dire, che hanno comportato evidentemente hanno messo in luce il fatto che evidentemente per quanto sia, come dire, tecnologicamente, come dire, abbastanza chiaro cosa fare, dal punto di vista amministrativo è un percorso evidentemente da percorrere, da sperimentare. Ci siamo successivamente confrontati con un tema molto articolato che è quello dell'alimentazione elettrica delle navi a banchina. Abbiamo visto fondamentalmente che è un tema che non si può evidentemente lasciare al caso. L'85, anzi l'85% circa, l'82-85% della CO2 prodotta all'interno di tutto il sistema portuale è prodotta dalle navi che sostano a banchina. Ovviamente la tecnologia a cui ci riferiamo è quella dello shore power supply, quindi fondamentalmente dell'energia elettrica sostitutiva della potenza elettrica normalmente oggi prodotta a bordo, e che evidentemente, al momento attuale è una delle tecnologie che di riferimento nell'Unione Europea. Non è l'unica, evidentemente, questo ne abbiamo tenuto conto anche nell'analisi cosiddetta del rischio tecnologico, cioè nel tener conto evidentemente che questa tecnologia è evidentemente una tecnologia che comporta degli investimenti. E che l'uso da parte degli utenti, che sono evidentemente gli armatori e in particolare poi le navi, possono evidentemente scegliere delle tecnologie alternative. A Livorno, già ci sono degli armatori che sono orientati verso altre soluzioni. Riteniamo che questa, che evidentemente comporta degli investimenti a terra e quindi di competenza dell'autorità sistema portuale, fosse da valutare. Quali sono gli esiti? Gli esiti sono particolarmente interessanti. In tanti ci siamo concentrati su alcuni impianti che ritenevamo strategici da valutare, che sono un impianto dedicato al traffico misto RoRo crociere per quanto riguarda Livorno, un servizio da dedicare al traffico container,
peraltro prevedendo per questo impianto un revamping dell'impianto esistente in Calata Sgarallino, in modo tale da dargli nuova vita da questo punto di vista. Per il porto di Piombino e per il porto di Ferraio abbiamo, di Porto Ferraio abbiamo previsto la realizzazione di un impianto per dell'alimentazione delle navi Ro-Ro Pax in sosta notturna e crociere. Perché in sosta notturna rispetto, diciamo, a una concezione diversa che abbiamo utilizzato per Livorno? Perché i tempi evidentemente di sosta banchina per Livorno e Porto Ferraio sono evidentemente molto brevi, brevissimi, praticamente quasi mezz'ora o addirittura meno, per le fasi di carico e scarico evidentemente delle navi e di imbarco, disimbarco dei passeggeri, e quindi ritenevamo evidentemente che non fosse realizzabile, non fosse ragionevole proporre un impianto anche per questa fase di sosta banchina diurna. Quindi ci siamo concentrati sulle soste notturne. Gli esiti, vi dicevo, sono praticamente simili per tutti gli impianti e che prevedono un ragionamento interessante che, diciamo, smonta un po', come dire, in parte smonta, diciamo, un pregiudizio che si era creato attorno a questa tecnologia. Intanto diciamo che abbiamo confermato evidentemente che gli investimenti che abbiamo stimato e calcolato per queste attività specifiche che vi dicevo prima nei vari porti di sistema comportano fondamentalmente una rifinanziazione del sistema per poterne garantire la continuità. Quindi al momento attuale, non entriamo ora nei particolari, lo potremo fare successivamente sulla base delle vostre domande, abbiamo rilevato evidentemente che il sistema non si sostiene ma deve essere rifinanziato annualmente per poter funzionare. Quindi i costi relativi al flusso di cassa sono maggiori dei possibili introiti. Questo ovviamente l'abbiamo fatto mettendo in campo delle condizioni estremamente restrittive, evidentemente visto anche delle condizionalità che oggi ci sono nel sistema e di cui potremo parlare poi. Però abbiamo rilevato una cosa estremamente positiva di cui prima non si parlava e di cui bisogna assolutamente tener conto. Se si considerano non solo gli investimenti e i ritorni di investimento, quindi solamente l'aspetto finanziario, ma consideriamo anche l'apporto delle esternalità ambientali, cioè del risparmio che questa tecnologia comporta, come vi dicevo, esternalità negative di tipo ambientale e sanitario sul territorio, ebbene, il panorama si ribalta completamente. Tenendo conto quindi anche che quell'investimento evidentemente che sarebbe necessario per rifinanziare il servizio sarebbe fondamentalmente appunto non un finanziamento a fondo perduto per il servizio in sé, ma sarebbe un investimento perché questo ritorno sia ovviamente in benefici che evidentemente si manifestano in esternalità ambientali e di salute positive provenienti dal territorio, evidentemente per la mancata o la ridotta evidentemente emissione di CO2 e di tutti quegli altri inquinanti, tra cui le polveri, l'NO2 e tutte quelle altre gas climalteranti o gas che evidentemente affettano la salute di chi vive in un contesto evidentemente articolato come quello livornese o del sistema dei porti in cui si trova il sistema portuale. Abbiamo valutato poi, e questa è un'altra cosa importante perché l'autorità di sistema sta investendo proprio in questi giorni nella promozione del sistema intermodale, abbiamo valutato come lo spostamento evidentemente delle merci dal traffico a terra su gomma al traffico su ferro, quindi su treno, su ferrovia, comporti non solo dei vantaggi logistici, ma anche dei vantaggi netti di tipo ambientale. Abbiamo valutato, per esempio, che nel caso, più sfavorevole dell'utilizzo di una rete
di trasporto merci solamente con motrici diesel, e ora le motrici diesel sono a mano diciamo sostituite da, guarda caso, evidentemente motrici elettriche, quindi anche nel campo ferroviario la filosofia si sposta verso questo vettore energetico, praticamente ridurremmo di un 50% l'emissione per chilometro percorso per tonnellata di merce che viene emessa appunto nel trasporto. Abbiamo valutato poi una serie di altri progetti, evidentemente che l'autorità di sistema portuale ha sottoposto anche a finanziamento, che quindi con molta probabilità saranno finanziati dal Ministero dell'Ambiente, che sono quelli che leggete fondamentalmente, che sono tutte attività di sostituzione mezzi, passaggio ovviamente alla parte elettrica, diciamo altre tecnologie che sono in fase di valutazione, come per esempio quella del trattamento fumi, che potrebbero essere prese in considerazione per l'utilizzo all'interno del sistema portuale, ma anche una struttura, una riorganizzazione della struttura anche interna dell'amministrativa dell'autorità di sistema portuale che possa, diciamo, ancora di più incidere in maniera positiva sulla parte, diciamo, del come dire dell'intervento proprio dell'istituzione, quindi istituzionale, con l'introduzione di una struttura interna che si occupi della parte dell'organizzazione e sviluppo della parte energetica, quindi con l'introduzione di un'ulteriore certificazione ISO 50001 che andrebbe, diciamo, a integrare quella EMAS ambientale, diciamo, già esistente, che darebbe, come dire, un'attività, come dire, evidentemente sottolineerebbe un'attività d'immagine da parte dell'autorità di sistema, con l'interesse potenziato, diciamo, verso questi temi, come il dottor Provinciali sottolineava, ma evidentemente anche attraverso una struttura interna che si occupi in maniera, diciamo, concreta, come già oggi avviene, per quanto riguarda, diciamo, non solo della gestione dell'attualità, diciamo, dell'energia, ma soprattutto nel tempo possa promuovere, mantenere un'attività strategica, diciamo, di attenzione strategica nei confronti dell'uso dell'energia, ma anche evidentemente nello sviluppo di tutti quei progetti che evidentemente questa strategia diciamo comporta. Ecco, io mi fermerei qui, mi sembrano molti i temi che sono messi in campo, io lascerei evidentemente a, come dire, approfondimenti sulla base degli interessi specifici che i partecipanti possono avere. Grazie all'ingegner Morretta. Allora, abbiamo già una domanda. E vi invito a intanto scrivere in chat se avete altre domande, oppure se volete fare un intervento prenotatevi così possiamo darvi la parola, però chiederei di lanciare intanto un altro sondaggio, voi così vi diamo anche il tempo di, insomma, prenotarvi per i vari interventi. Fateci capire se siamo stati chiari oppure no, se ci sono stati elementi di non chiarezza, è importante capirlo anche da parte nostra, in modo da avere subito la possibilità di chiarire meglio, insomma, ciò che non è stato eventualmente chiaro, però finora ci dite che siamo stati chiari, quindi va bene, non dovete rispondere per forza, è stato tutto chiaro. Vediamo un po' se aumentano le risposte. Diamo ancora un pochino di tempo perché secondo me qualcuno si era distratto. Sì. Non aumentano più le risposte.
Comunque, allora, chi ha risposto ha risposto che era tutto chiaro, quindi sono, insomma, diciamo, siamo tranquilli. Forse chi invece non aveva tutto chiaro, non so se, insomma, ci sta seguendo, comunque siamo a disposizione per rispondere a tutte le domande. Io leggerei la prima, che è arrivata in chat. Ora sono un po' lontana, mi sforzo di leggere a modino. Sì. Allora ci chiedono, forse ho perso qualche passaggio e me ne scuso, dal momento che i traghetti elettrici sono già tecnologicamente realizzabili per le piccole percorrenze, ad esempio Piombino-Elba, è stata considerata la possibilità che oltre all'allaccio elettrico dei traghetti a banchina si debba fornire elettricità per la ricarica di traghetti elettrici? Io darei la parola all'ingegner Morretta su questa risposta, nel frattempo prenotate pure gli interventi. Allora, diciamo di sì, evidentemente. Gli impianti che sono stati proposti chiaramente hanno la funzione fondamentale di fornire energia elettrica da banchina, sostituendo i motori, la generazione elettrica di bordo, evidentemente. Ci sono dei sistemi degli operatori hanno già portato a compimento, che sono appunto la possibilità di poter sfruttare batterie di bordo che però al momento attuale vengono caricate durante la navigazione, quindi evidentemente diciamo hanno comunque un impatto diciamo nella ricarica, ancorché diciamo questa produzione energetica a bordo durante la navigazione è assolutamente come dire ottimizzata, su questo non c'è dubbio, però evidentemente c'è sempre consumo di diciamo di combustibile fossile anche se durante la navigazione. Il sistema che viene proposto attualmente è molto più flessibile di quello che qualche anno fa veniva proposto, quindi la potenza, ancorché alta, permetterebbe, laddove ovviamente diciamo venga progettato a questo scopo, sia di poter fornire energia elettrica, quindi da utilizzare direttamente nell'impianto elettrico di bordo, quindi il classico cold ironing, no? che abbiamo sempre conosciuto, sia la possibilità evidentemente di poter caricare batterie diciamo a terra, da terra, diciamo così. Non è al momento una tecnologia ancora molto diffusa questa, però chiaramente, come vi dicevo, ne abbiamo tenuto conto nel cosiddetto rischio tecnologico. Rischio perché evidentemente la strutturazione di un sistema di cold ironing prevede evidentemente un investimento. Questo investimento necessariamente viene ricoperto sulla base, diciamo, del servizio che gli utenti vanno a pagare, o almeno così si presuppone, sulla base, diciamo, della strutturazione del servizio. Questa energia elettrica evidentemente che viene fornita, diamo per scontato che provenga perlomeno dalla maggior parte, se non addirittura, questo sarebbe l'ideale, da energia rinnovabile, e che possa anche fornire, diciamo, con filtri, diciamo, tecnologici, energia sia direttamente, come vi dicevo, all'impianto, quindi con un consumo di energia, di un flusso di energia molto alto, oppure con, diciamo, ricaricando delle batterie, che siano batterie tampone o batterie da utilizzare in altri frangenti, diciamo, di tempo della vita della nave, evidentemente con un flusso energetico diverso. Questo sì, ne abbiamo tenuto conto all'interno dei costi, evidentemente, di investimento. Ok, grazie. Spero che la risposta sia stata esaustiva, se no al solito scriveteci. Aspettiamo qualcuno che si prenoti o alzando la mano oppure scrivendolo in chat per fare un intervento. Allora, c'è un'altra domanda.
da gruppo Ermeggiatore Isola d'Elba, si conoscono già i tempi di esecuzione degli interventi necessari per l'elettrificazione delle banchine? Allora, su questo forse ancora l'ingegner Muccetti. Sì, dunque, per quanto riguarda i tempi, chiaramente avete visto ci sono interventi che riguardano, che possono coinvolgere la comunità portuale in senso lato, e alcuni sono direttamente, ricadono direttamente sull'autorità di sistema. Quindi chiaramente metteremo in campo le progettazioni e andremo avanti con i percorsi, che dovranno trovare sicuramente dei finanziamenti anche a livello centrale, perché sono impegnative come spese. E per quanto riguarda invece gli interventi di efficientamento degli impianti, anche quelli faranno parte dei progetti che saranno inseriti nell'elenco annuale, penso per la prossima annualità. Però ecco, per quanto riguarda l'elettrificazione, chiaramente il percorso è un po' più lungo, ma ci stiamo attivando e quindi stiamo percorrendo questa strada per quanto riguarda le progettazioni. Poi chiaramente per gli interventi, ripeto, dovremo intercettare le risorse per poter poi realizzarle materialmente. E chiaramente il documento che è stato redatto è dinamico, quindi non è che questo è un punto di partenza, insomma, per quanto riguarda poi l'evoluzione del documento, e quindi poi andremo avanti, insomma, con il percorso. Non so se ci sono altre questioni. Sì, sull'aggiornamento del DESP, le linee guida prevedono un aggiornamento triennale, ma anche una scheda annuale, quindi sicuramente è un documento dinamico che verrà continuamente rivisto. Già da quando abbiamo iniziato a lavorare oggi è cambiato il mondo, quindi ora vediamo in che direzione riuscirà a muoversi la portualità, per capire anche e anche appunto quali saranno le indicazioni a livello centrale. Infatti, perché a livello ministeriale comunque l'indirizzo è di perseguire il coldiron, di andare avanti. Anche altre autorità di sistema stanno proponendo questo sistema di alimentazione, quindi la direzione a livello centrale è questa. Chiaramente non riguarda solo noi, ecco, riguarda, ripeto, anche sia lato mare che lato terra, perché comunque dovremmo avere sia un'infrastrutturazione a terra che consenta di garantire le potenze che poi vengono richieste, e comunque gli armatori che dovranno venire incontro, insomma, a questa nuova modalità. Quindi questo è quanto. Ci sono altre domande o qualche intervento di commento anche? Se lo volete fare, lo potete scrivere o vi possiamo anche dare la parola. Quindi non si vede il vostro volto, ma eventualmente possiamo sentire la vostra voce. Quindi non vi peritate. Grazie a tutti. Sì. Nel frattempo abbiamo anche l'ingegner Trivella, che ha coadiuvato lo studio che vi abbiamo presentato, che insomma... penso anche lui possa aggiungere qualcosa, se vuole, sull'analisi della rete attuale e delle prospettive di sviluppo, oltre che eventualmente per il consorzio d'acquisto. Sì, volentieri. Buongiorno a tutti. Dunque, vediamo molto rapidamente gli argomenti di cui i colleghi hanno parlato prima. Per quanto riguarda il consorzio o gruppo di acquisto, insomma, dipende dalla configurazione legale che ci farà più comodo e più conveniente per poter offrire ai membri dell'autorità portuale che operano in porto le proposte economiche migliori. Questa, diciamo, è un'opportunità che permetterà, da un lato, di sicuramente... Chiedo scusa. Dal lato di migliorare la situazione, diciamo, ambientale legata al consumo di energia elettrica, dall'altra si configura anche la possibilità concreta, cumulando diciamo, i consumi di tanti operatori con importi rilevanti, di abbassare il costo unitario del kilowattora. E quindi un beneficio economico oltre che ambientale per tutti coloro che operano nell'ambito portuale.
C'è poi un altro aspetto per quanto riguarda la questione del cold ironing nei vari porti. È importante anche sottolineare che noi siamo in qualche modo condizionati anche da fattori esterni, cioè dagli interventi, dei grandi progetti infrastrutturali che Enel Distribuzione e Terna realizzano a livello nazionale. Nel caso specifico, per quanto riguarda l'isola d'Elba, in questo periodo Terna sta realizzando un nuovo cavidotto sottomarino che per aumentare la potenza, diciamo, di svariati megawatt di tutta l'isola. E questo è un progetto che nonché rifacimento, è un progetto che andrà avanti fino al 2025 e che prevede anche la ristrutturazione della cabina primaria di Portoferraio, il nuovo elettrodotto tra Portoferraio e San Giuseppe, sempre all'interno di Isola d'Elba. Quindi è un coacervo di lavori che è funzionale anche allo sviluppo del cold ironing, perché chiaramente per il cold ironing c'è bisogno di grandi potenze. Quindi diciamo che la progettazione che poi sarà fatta dall'autorità terrà conto, deve tener conto necessariamente anche di questi tempi di realizzazione. Per quanto riguarda invece il discorso della rete elettrica portuale, la rete elettrica portuale per avere una maggiore sostenibilità economica richiede, è opportuno che abbia all'interno delle aree portuali anche una buona capacità di generazione dell'elettricità, possibilmente da fonte rinnovabile. Non è obbligatorio, ma è possibilmente da fonte rinnovabile, perché questo, diciamo, creerebbe una sinergia complessiva che permetterebbe di aumentare enormemente l'efficienza del sistema stesso. I tre interventi, quindi da un lato diciamo, considerare un insieme di consumatori, gestire la rete portuale, realizzare le infrastrutture che utilizzano corrente elettrica per alimentare le navi che a loro volta utilizzerebbero la rete portuale, per quanto necessariamente potenziata, capite bene che crea un insieme di fattori insieme alla generazione localizzata che diciamo contribuisce non poco a una maggiore sostenibilità di tutto l'intervento. Se ci sono richieste specifiche, domande specifiche. Per ora no. Siamo all'attesa. Qualcuno. Sì. Se qualcuno vuole intervenire lo ascoltiamo. E, vi lanciamo un altro sondaggio. È l'ultimo, quindi non vi chiediamo più di rispondere, però ci interessa capire se gli interventi che vi abbiamo descritto potranno influenzare il vostro lavoro e in che modo. Quindi positivamente, negativamente, in nessun modo, oppure dipende da come verranno realizzati. Andiamo un pochino di tempo. Molto chiedi. No? Allora, i voti stanno arrivando. Allora, la buona notizia è che per ora negativamente non l'ha detto nessuno, nessuno ha, diciamo, una prospettiva completamente negativa su questi progetti che vi abbiamo presentato. Non so se siamo lì, forse si può chiudere, arriva ancora qualcosina. Ok. Allora, vi facciamo vedere come avete risposto. La metà di voi ha aspettative positive, il 10% nessuna aspettativa, il 40% di voi invece è alla finestra a guardare in che modo questi interventi verranno realizzati per capire meglio probabilmente come il proprio lavoro ne verrà influenzato. Saremmo curiosi di capire da che cosa dipende. Quindi immagino che i tempi, che sono già un elemento che è venuto fuori,
sia una delle variabili significative, però se avete voglia di chi ha risposto dipende, se ha voglia di spiegarci meglio in che senso, è più semplice, però ce lo dobbiamo immaginare. Sono timidi, sono distratti. Oppure non hanno elementi da aggiungere. Hanno elementi a noi per poter lavorare ancora. No, non vi lasceremo in pace ovviamente con questo. Vi continueremo a ricontattare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Allora, nei prossimi giorni caricheremo sulla pagina dedicata ad ESP tutto il materiale che abbiamo prodotto, intanto la presentazione, poi quando il DESP sarà approvato ufficialmente, questo forse non l'abbiamo detto, l'autorità di sistema non l'ha ancora approvato perché comunque il Presidente ci teneva a presentarlo pubblicamente prima dell'approvazione definitiva, quindi quando nei prossimi giorni verrà definitivamente approvato verrà pubblicato il documento completo, che insomma è un po' più impegnativo da leggere, però sarà a disposizione, così anche i dettagli dei singoli progetti potranno essere più chiari. E poi da settembre in poi, credo, partiranno altre attività anche di divulgazione del DESP, di comunicazione, soprattutto su si comincerà a parlare un po' meglio del consorzio, che è un'attività che richiede pochissima infrastruttura, ma invece molta, diciamo, molto coinvolgimento da parte degli operatori, quindi lavoreremo su quel fronte. Sì, direi quindi ringraziare tutti, ma visto che si è ricollegata anche i provinciali, non so se Massimo vuole fare una chiusura a questo momento di divulgazione e di condivisione. No, io in realtà ero collegato, avevo solo tolto la telecamera per... Scusa, non ti avevo visto. Ho seguito tutta la presentazione, era solo per non appesantire la banda di casa. Però no, io ho fatto l'apertura, la chiusura la lascio all'ingegner Muccetti. Va bene, allora niente, ringrazio tutti per aver partecipato. E, ripeto, come abbiamo già detto, è un momento iniziale di un percorso, chiaramente, che durerà sine die, insomma, perché è un inizio che poi avrà nel tempo sicuramente potrà subire cambiamenti sulla base delle evoluzioni tecnologiche, sulla base delle novità che verranno introdotte anche dagli operatori e anche dalle istituzioni, insomma, staremo a vedere. Questo sicuramente è un punto di partenza. Noi ce la metteremo tutta per cercare di accelerare il più possibile su alcuni aspetti che ci riguardano direttamente, che, ripeto, come abbiamo rappresentato, possono riguardare la parte di relamping, no? Per quanto riguarda gli impianti sul porto, il sistema del consorzio, che sicuramente faremo noi un po' da traino su questa iniziativa, e quindi gli operatori verranno coinvolti anche successivamente. Sul sistema di distribuzione chiuso dovremo fare... Sì, vuole dire qualcosa? No, scusa Sandra, in realtà poi parlando le cose vengono in mente, t'ho interrotto solo perché non voglio... voglio che chiuda tu, no? Ricollegandomi ai sondaggi, diciamo, lanciati dalla dottoressa Casini, per noi è fondamentale il feedback degli operatori e degli interlocutori. Mai come in questo caso è importante che, come si dice con una brutta espressione, venga dal basso un po' il sentimento, la sensazione, le esigenze, le opportunità, la condivisione di certi elementi. Quindi oggi c'è stato il sondaggio, diciamo così, in diretta, ma nella discussione è fondamentale che gli operatori e gli stakeholders ci manifestino le loro reazioni a quello che abbiamo in mente. Volevo solo ricordare questa...
Sì, giustamente, infatti anche dall'ultimo da cui è emerso che comunque dipende, no? Il fatto della opportunità positiva di questo aspetto, quindi sarà interessante capire la cosa e quindi andare incontro magari alle esigenze anche degli operatori in questo senso. Quindi mi sembra non ci sia altro da aggiungere. Sì. Ricondivido semplicemente i riferimenti in modo che possiate trovarli, insomma, sia sul sito dell'autorità di sistema. C'è anche una mail dedicata, quindi se qualcuno non ha avuto voglia di scrivere o intervenire oggi, ma vuole inviare un contributo, lo può fare a deasp@parchealtogeriano.it. Sì, quindi ringrazio tutti per essere stati con noi stamani e ecco, non finisce qua. No. Va bene. Grazie. Ti saluto, grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci.